Sami Modiano, uno insieme a Pietro Terracina qui presente ad Aversa per questa manifestazione I Giovani e la Memoria. Una prima domanda, Roger, lei a che età è stato portato ad Auschwitz? A 13 anni e mezzo, esattamente. Avevo 13 anni e mezzo quando sono stato preso nell'isola di Rodi, nel mare Egeo, insieme alla mia famiglia. E la grande famiglia che sarebbe stata la comunità ebraica, quasi 2000 persone, portate da Rodi fino davanti alle camere a gas. Un mese di viaggio in condizioni igieniche, in condizioni disumane che non si possono dimenticare. Con il pudore, la vergogna, lei deve capire, in piene 18 luglio del 1944, dunque in piena estate, fare un viaggio di un mese per arrivare alla morte, davanti alle camere che sono la rampa della morte, della selezione, dove si è decisa la morte immediatamente il 16 di agosto di quasi tutta la comunità ebraica di Rodi. E possiamo dire che di questa grande tragedia è stata cancellata completamente la comunità ebraica di Rodi, che aveva vissuto a Rodi per 500 anni. Aveva una storia di 500 anni, c'erano dei grandi professori, dei grandi maestri, dei grandi rabbini, dunque una storia di 500 anni che va cancellata completamente. Si sono salvati soltanto 31 uomini, voi dovete capire, su 2000 persone, anche perché gli americani e i russi sono arrivati a tempo a salvare questi pochi, se no era la cancellazione completa di questa grande famiglia. Appena arrivata ad Auschwitz, qual è la prima cosa che ha visto e ricorda? La cosa più dolorosa per me è stata, perché io non ero ancora un uomo, ero un ragazzo di 13 anni, è stata il gesto di mio papà che se ne accorge e prende in mano sua figlia, una bella ragazza di 16 anni, prende suo figlio, è un gesto che fanno i genitori normalmente, non possono lasciare, si preoccupa immediatamente di questa scena e ci tiene vicino a lui. E poi quando viene l'ordine immediatamente da questi aguzzini che stanno là a cercare di fare il loro lavoro di routine che fanno regolarmente, dicono di dividere le donne da una parte, gli uomini da lei, deve immaginare la reazione di mio papà. Una bella ragazza la può lasciare andare via nelle mani di un tedesco? No. Ha reagito, me l'hanno gonfiato, dunque è stata poi questa scena che io non la posso cancellare, una scena dolorosa, ma non soltanto perché l'hanno gonfiato di botte, anche perché dopo questa vedo questo viso di questo uomo che voleva fare qualche cosa che non ha potuto, questa visione dal viso di questo mio papà di grande dolore, di grande sofferenza mi è rimasta e non me la posso cancellare, è qualche cosa che io mi porterò appresso fino agli ultimi giorni. Dunque vedete che è un gesto, sì, è un gesto normale, ma che a me mi è rimasto in quel momento là, come ragazzo di 13 anni. E poi ci sono stati altri molti motivi che io, se devo stare qui a raccontarvi le scene che ho visto, è un grande dolore. Certo, beh, adesso siamo nel periodo delle celebrazioni, è passato da qualche giorno il giorno della memoria. E noi Sami ed io siamo qua proprio per trasmettere la nostra memoria ai giovani. È importante che i giovani sappiano, perché purtroppo in molti casi non sanno quello che è accaduto, o perlomeno lo sanno molto vagamente. Invece vedere le persone che hanno vissuto quel periodo e sofferto soprattutto tutte le nefandezze del Lager, dove con Sami siamo stati insieme, noi ci siamo conosciuti 72-73 anni fa, ci siamo conosciuti allora ad Auschwitz-Birkenau, nacque allora un'amicizia,
un'amicizia che dura ancora oggi, dopo 72, 73 anni, quanti ne sono passati. E, dicevo, è importante trasmettere la memoria, cioè i giovani che oggi ci ascoltano potranno un giorno trasmettere quello che hanno appreso, quello che avranno appreso domani, lo trasmetteranno ai loro figli e così via, di generazione in generazione. Almeno ci auguriamo che questo avvenga, perché è l'unico antidoto, l'unico modo per evitare che il passato ritorni.